Una storia di ordinario coraggio. Così Giuseppe Baldessarro ha definito Questione di rispetto, il libro scritto dal cronista di Repubblica sulla storia dell'imprenditore Gaetano Saffioti. Sì, una storia di ordinario coraggio perché è la storia che ogni calabrese dovrebbe imparare a conoscere prima e a, come dire, imitare dopo. Se ognuno di noi facesse il suo lavoro, il suo mestiere, la sua vita, conducesse la sua vita in maniera coerente con le regole della radicalità, sarebbe un fatto normale. Lui è straordinario, ma in realtà ha fatto qualcosa di normale, di normalissimo. Purtroppo non tutti sono come lui. Il testo, edito da Rubbettino, è stato presentato a Bianco, paese natale del giornalista già firma di punta del Quotidiano della Calabria. Da 15 anni Saffioti vive sotto scorta assieme alla sua famiglia. Il libro ripercorre la sua storia di imprenditore impavido che si è sempre rifiutato di trasferire le sue attività lontano dalla Calabria e che non ha mai voluto alcun sostegno economico dallo Stato. Da imprenditore è diventato testimone di giustizia, dopo aver denunciato, fatto arrestare e condannare alcuni dei boss più pericolosi della piana di Gioia Tauro. Per anni ha subito le estorsioni, le umiliazioni e le sopraffazioni dei clan dell''Ndrangheta, fino a quando si è ripreso la sua dignità. Al dibattito, moderato dalla giornalista Adelina Scorda, anche il procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Quella di Gaetano, ha spiegato il magistrato reggino, è una storia che diventa indispensabile sapere in una realtà come la nostra. Per Baldessarro, a fine mese, appuntamento a Pescara con il premio Borsellino. Da Bianco, per la C News 24.